Io avevo detto in conferenza stampa ieri che bisognava avere anche un pizzico di fortuna sugli episodi. Oggi a livello di prestazione, diciamo, abbiamo dato tutto, i giocatori hanno dato tutto, hanno corso tanto, sono stati anche molto attenti in campo, a parte nell'occasione del gol, che lì effettivamente siamo tutti arrabbiati perché siamo stati superficiali, siamo stati poco attenti nell'andare a coprire quella palla, siamo stati poco attenti nel risalire su quel cross e quindi sono errori che chiaramente paghiamo molto molto caro perché poi la prestazione i ragazzi l'hanno fatta, abbiamo creato anche diverse occasioni che potevamo fare il secondo gol, bisogna andare a vedere anche i gol che magari sono stati annullati. Ecco, il tutto ci fa dire che abbiamo fatto una buona prestazione, ma gli episodi ci hanno detto male. La Cavese, comunque l'avevamo detto che era un'ottima squadra, perché è una squadra che gioca tanto la palla, che guadagna campo giocando tanto la palla. E noi abbiamo avuto, diciamo, 5-10 minuti, magari nel secondo tempo, dove siamo stati un po' più blandi, ma il problema è, ripeto, la partita, la prestazione, sì, si poteva sempre far meglio, però, ripeto, oggi se andiamo a vedere sono state quelle piccole cose che ci hanno fatto pareggiare la partita. Questa era una partita molto importante anche sotto l'aspetto morale, perché adesso abbiamo una partita, un altro scontro diretto mercoledì contro una squadra importante come la Ternana e quindi adesso dobbiamo essere molto molto bravi a riprendere un po' lo spirito giusto, perché effettivamente è chiaro che siamo un po' amareggiati un po' tutti. Abbiamo creato anche tanto, perché comunque al di là della bravura dell'avversario, ma abbiamo avuto diverse situazioni che si potevano concretizzare in un gol. Mi ricordo quello di Terrani, insomma, abbastanza clamoroso. Ma al di là di quello c'è stato l'Aribi che ha avuto diversi spunti, magari è mancata la zambata nella chiusura verso la porta. Insomma, la squadra ha cercato di creare, ha messo alle corde, secondo me, una buona squadra come la Cavese. Però il tutto, ripeto, è stato condizionato da questi episodi negativi.